Cari amici di tutto Eurostabia, ben ritrovati circa il solito appuntamento che il sottoscritto e soprattutto la redazione di tutto Eurostabia hanno deciso di rinnovare per quello che concerne la Lega Pro Unificata e la beneamata Eurostabia. Beneamata che stecca il debutto casalingo nella Lega Pro Unica Divisione, impattando 1-1 contro i Lucani del Matera di mister Gaetano Auteri. Tre i moniti, chiedo scusa sostanzialmente, da sottoporvi, sotto mio modesto avviso, che sono stati desunti dal match. Non è una Eurostabia tutta negativa, tutta da cestinare. Sicuramente ci sono grosse cose ancora da fare, gli uomini devono crescere, probabilmente bisognerà fare qualche altro acquisto, però dicevo, non è tutta da cestinare la Eurostabia. Ottime individualità. Vedi Bombaci, vedi Gammone, vedi il bomber Francesco Ripa, l'ennesima riconferma, vedi Giovanni La Camera, vedi Nicastro, molto molto propositive. Un monito chiaramente da valutare e forse qualche ambascia e qualche defiance difensiva. Purtroppo l'errore è costato caro alla Eurostabia sul gol dell'1-1 tra Cancellotti e Pisseri. Forse sul lato di Pisseri l'estremo difensore della Eurostabia, a prescindere dall'episodio che ci può stare nel calcio, va valutata una posizione di calcio mercato. Probabilmente la Eurostabia lì dietro nel reparto centrale e soprattutto in porta, a mio modestissimo avviso, non è completa. Secondo monito è il monito quello là più piacevole del match, Bomber Spider-Man Francesco Ripa. Francesco Ripa, a mio modestissimo avviso, a mo' di Giorgio Lunerti, a mo' di Giorgio Corona, a mo' di Checco Ingenito, facendo quella che è la dietrologia del calcio autoctono, è un calciatore che in tre occasioni ti butta la palla dentro. Basta poco per fargli fare gol. È un grande attaccante, fa gol in tutte le categorie. Probabilmente il buon Ciccio, ex Sorrento, calcio. Sarà un calciatore che farà gol fino all'ultimo respiro della sua carriera, che ci auguriamo sia grande, ancora impetuosa e divampante. Quindi monito positivo. Terzo ed ultimo monito, un sì e un no a mister Pippo Pancaro, a mio modestissimo avviso. Un sì perché la squadra ha dimostrato, pur se con discrezione e giusta sufficienza, numeri abbastanza importanti, segno di un tecnico che ha fatto calcio a grossi livelli. Chapeau per mister Pancaro da ex calciatore. Probabilmente al debutto come mister, a mio modestissimo avviso, avrebbe dovuto prendersi qualche responsabilità in più nel momento del cambio e dell'avvicendamento. Ha sbagliato, secondo me, a togliere Ripa e a lasciare lì solo Di Carmine. Ha sbagliato a togliere La Camera e a mettere Caserta. Praticamente mister Pancaro si è relegato a quello che è stato il compitino della sostituzione ruolo per ruolo. Probabilmente mancavano 40 minuti alla fine o di più, o di lì a poco per completare il match del Romeo Menti. Avrebbe dovuto azzardare qualcosina in più e metterci qualcosa di un po' più impegnativo, avrebbe dovuto giocarsi qualche chance in più lasciando Ripa lì davanti con Di Carmine e magari Gammone lasciandolo 5 metri davanti il centrocampo, l'unico che è riuscito e dimostrato di avere numeri importanti, di sapere avere superiorità numerica. Questo è chiaramente un mio modestissimo avviso, quindi lungi da me fare dietrologia, è un'analisi da salotto la mia, però penso che Pancaro avrebbero potuto prendersi questa responsabilità, anche perché è vero che si è retrocessi, anche perché è vero che siamo stati defraudati e depauperati di un bene importante, la Serie Cadetta, però è pur vero sempre che siamo la Eurostabia. Non certo possiamo avere paura di qualunque squadra venga a Castellammare di Stabia. Onore a prescindere al merito del Matera, della sua squadra compatta, del buon Diego Albadoro, nostro ex negli ultimi 15 minuti, di una bellissima tifoseria che ha rimpinguato un gemellaggio importante. Buona serata a tutti, amici di tutto Eurostabia, buon calcio a tutti e buona Eurostabia.